Allora, lo Stato totalitario, la formula è la società civile inclusa, assorbita completamente nello Stato, lo Stato nel partito, il partito nel capo. Prima però un'ultima precisazione sul totalitarismo sovietico, sullo Stato totalitario sovietico, ovvero, dopo tutto quello che abbiamo considerato la volta scorsa, uno potrebbe dire, beh, almeno hanno realizzato l'uguaglianza economico-sociale, che è, diciamo così, proprio l'obiettivo qualificante la ragione sociale del comunismo. E non si può dire nemmeno questo, perché in realtà si formò, si impose una nuova disuguaglianza, non più di classe, ma politica. Tra l'elite comunista, cioè i dirigenti, la classe dirigente del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, e subito dopo gli iscritti militanti del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, e invece tutti i sovietici dirigenti e militanti del Partito Comunista godevano di ampi, consistenti privilegi, e naturalmente i loro parenti, i loro amici, eccetera, godevano quantomeno delle briciole dei privilegi di dirigenti e iscritti del Partito Comunista. Quindi una casta politica rispetto di, appunto, una nuova casta alla fine di oppressori privilegiati rispetto alla massa del popolo, certo livellata, variamente livellata, ma a favore di un'elite. Ok, quindi chiarito anche quest'ultimo aspetto, però entriamo nel vivo dell'argomento di oggi. Quindi abbiamo, nelle lezioni precedenti, per così dire, fatto la fenomenologia dei regimi totalitari, no? Nel senso proprio no, il modo in cui si sono realizzati, in cui si sono manifestati con naturalmente i diversi casi, le differenze, le specificità, il regime nazista, il regime fascista, il regime sovietico. Però queste, al di là delle loro significative anche differenze, questi tre regimi, anche al di là della loro apparente inconciliabilità totale, no? Per esempio, regime sovietico, regime nazista e fascista, nazifascista, sembrano proprio agli antipodi. E sicuramente le rispettive ideologie, su questo non c'è dubbio, sono agli antipodi. In teoria, ma nella sostanza pratica, questi regimi hanno dei forti elementi di convergenza, per non dire di uguaglianza, tali per cui gli storici hanno giustamente coniato il concetto di Stato totalitario, di regime totalitario, di
totalitarismo, che peraltro nasce come denominazione, come termine, come termine in un certo senso anche come concetto, nasce proprio dal fascismo. E fu, se non sbaglio, Mussolini stesso a scrivere questa voce per l'enciclopedia Treccani, che nacque appunto sotto la direzione di Giovanni Gentile, vi ricordate, l'ex, cioè no, il filosofo che poi aveva aderito al fascismo, era diventato nei primi anni del governo Mussolini, dal 22, era diventato ministro della pubblica istruzione, quello che fece la riforma della scuola, ok. La voce totalitarismo, in cui appunto questo nuovo termine viene definito come uno stato in cui, uno stato che appunto è totale, cioè che abbraccia completamente ogni aspetto della vita di ogni individuo. Appunto, l'idea è questa, uno stato totale. Quindi in questo senso ci colleghiamo anche a un aspetto che cui avevo già accennato nella scorsa lezione, l'aspetto religioso, ovvero no, lo Stato che vuole diventare una Chiesa. Non è che voglia, come dire, sottomettere la Chiesa o le Chiese a seconda dei casi, ma proprio vuole diventare in se stesso la vera, l'unica vera Chiesa, attribuendo alla propria ideologia lo stesso valore, la stessa funzione che in passato venivano attribuite alle diverse Chiese. Quindi con un'estrema, estrema secolarizzazione delle religioni e delle chiese, cioè lo Stato chiesa laica, cioè lo so, è un ircocervo, è un ossimoro, chiesa, no, uno Stato chiesa ma laica, secolarizzata. Beh, in questo senso è comunque appunto l'approdo di un processo storico-culturale, secolare, di secolarizzazione, in particolare a partire dal Settecento, dall'Ottocento, di secolarizzazione della religione e delle chiese. Sapete, è chiaro, no, il concetto di secolarizzazione, ecco, è un sinonimo di laicizzazione. Potremmo anche dire che appunto le chiese e le religioni sono politicizzate, nel senso appunto diventano le religioni politiche, le ideologie comunista, nazista, fascista vengono proposte, imposte come nuove religioni, come nuove fedi religiose. Questo naturalmente nel modo più palese in Unione Sovietica, perché Stalin spazza via, proibisce, chiude tutte le chiese, in particolare quella più diffusa, cioè quella ortodossa, ma non solo, anche perché in Kazakistan, Uzbekistan, eccetera, cioè, la religione principale era l'islamismo. Quindi tenete presente che l'Unione Sovietica appunto abbracciava, in Ucraina era una forma nazionale di cattolicesimo, poi c'era anche la Chiesa ortodossa anche in Ucraina, ma mi sembra sia minoritaria. Ok, allora adesso, quindi abbiamo detto, questa è la definizione originaria mussoliniana, fascista, di Stato totalitario. Poi, anche in base a questa definizione, gli storici hanno stabilito questo nuovo concetto, nuovo, è la cosa importante è capire che è qualcosa di diverso da tutti i regimi
autoritari, dispotici, assolutistici, dittatoriali. Non è una semplice... uno Stato totalitario non è uno, semplicemente uno Stato dittatoriale. È qualcosa di più, non è un semplice appunto Stato assolutistico. Se vogliamo vedere, almeno a mio inaffidabile parere, qualche radice, una radice storica, io credo che si debba pensare al regime napoleonico. Il regime napoleonico aveva aspetti che anticipano lo Stato totalitario. Però appunto non era ancora un... non si può dire fosse già uno Stato totalitario, almeno così come si realizzò invece in seguito nei paesi che sappiamo. Allora, qual è la specificità dello Stato totalitario? Innanzitutto appunto questa formula, e cioè la società civile deve essere completamente inglobata nello Stato. Allora, le dittature tradizionali, gli stati dittatoriali, autoritari, assolutistici, non avevano come scopo, obiettivo, quello di inglobare l'intera popolazione. Si limitavano a volerla neutralizzare, volerla dominare, riscuotere le imposte, per carità, certo, farla filare dritta, ma se vogliamo, con una sentenza banale, diciamo, il principio dello Stato dittatoriale tradizionale è non disturbare il manovratore, cioè la popolazione non deve interferire, ma non c'è l'obiettivo di assorbire la popolazione nello Stato. E perché assorbire la popolazione nello Stato? Non c'è una, come dire, una... non, le dittature dittatoriali puntano alla passività delle masse per poterle appunto poi dirigere a piacere. Invece le dittature totalitarie puntano all'attivizzazione delle masse, cioè appunto inglobare le masse nello Stato significa rendere ogni cittadino, in realtà suddito, formalmente cittadino ma in realtà suddito, un sostenitore, ma un milite dello Stato partito, quindi proprio un militante attivo. Quindi l'obiettivo è la mobilitazione attiva delle masse, in linguaggio fascista, mussoliniano, 8 milioni di baionette. Ma anche le donne a casa sono guerriere casalinghe, perché devono appunto supportare il guerriero uomo che va a combattere in prima linea. Ok, allora, prima, è chiaro questo, prima inclusione, però appunto lo Stato a sua volta, e ve l'ho già accennato, è lo Stato partito, è lo Stato inglobato nel partito, anche se sappiamo questo avvenne a livello massimo in Unione Sovietica, perché in Unione Sovietica la rivoluzione bolscevica effettivamente rase al suolo lo Stato precedente, rase al suolo tutto, lì non ci furono compromessi, effettivamente è il modello di totalitarismo estremo, radicale, da questo punto di vista. Hitler qualche compromesso lo fece, certo un compromesso a suo favore, però lo fece. Quindi anche, comunque, anche nel Terzo Reich il partito nazista
prese il controllo dello Stato e quindi lo Stato divenne il partito nazista. In Italia questo non avvenne, ed è un primo elemento, avvenne in modo insignificante, è un ulteriore elemento di differenziazione, un ulteriore motivo per cui si parla di semi-totalitarismo o di autoritarismo di massa, stato autoritario di massa. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà fu lo Stato a inglobare il partito, no? L'esempio, l'emblema è la trasformazione delle squadre d'azione in milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ma sotto il controllo dello Stato Mussolini, non dello Stato partito. Cioè, in Unione Sovietica, in Germania, possiamo dire che proprio i quadri, i dirigenti, i capi ufficio statali furono sostituiti da comunisti e nazisti. In Italia rimasero tali e quali, l'unica differenza è che in testa ci fu Mussolini, non, ma non il partito, Mussolini. Dai, come dire, il pullman è rimasto tale e quale, semplicemente alla guida c'era Mussolini. Ma la macchina statale non fu mutata, naturalmente questo per i compromessi al ribasso che Mussolini aveva fatto, al ribasso perlomeno a me, rispetto a Hitler, rispetto a Stalin non ne parliamo, prima ancora Lenin e Stalin. È chiaro il concetto? Quindi, però appunto nel modello, diciamo, tragicamente massimo puro, il partito ingloba lo Stato e però al tempo stesso il partito è inglobato nel leader, capo, duce, Führer, piuttosto che, come sapete, Batiushka, piccolo padre, paparino, nel senso che appunto, vi dicevo, e qui torniamo all'aspetto religioso, i capi sono considerati infallibili. Una delle scritte con cui i fascisti impestarono i muri di tutte le case, in tutte le città, i paesi d'Italia, non so se vi è capitato di vederne ancora qualcuna scolorita in qualche paesino, si legge, ma no, non vi è mai capitato. È l'aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende. Non avete mai... Credere, obbedire, combattere. Un altro slogan che veniva dipinto sui muri delle case era: Mussolini ha sempre ragione. Mussolini ha sempre ragione. Il capo è infallibile. Culto della personalità. Divinizzazione del capo. Divinizzazione del capo. Cioè non è esplicita. Non è che è il figlio del re sole come nell'antico Egitto. No. Ma è implicita, non è di diritto ma è di fatto. Perché comunque di fatto vengono attribuiti a Stalin, a Hitler, a Mussolini dei poteri superiori, dei poteri divini, per esempio appunto l'infallibilità. Quindi culto della personalità significa appunto che i membri del partito e quindi anche la popolazione naturalmente manipolata a dovere tributava al capo degli onori che erano tipici delle divinità. Sì, è vero, i poteri si sono sempre divinizzati. No, pensate a Augusto imperatore, già l'attributo di Augusto, si chiamava Ottaviano. No, Augusto era un attributo divino, era un attributo che si dava agli dei. D'accordo, d'accordo. Però insomma, la situazione nel XX secolo
era un po' diversa, no? Beh, insomma, è intuitivo, non c'è bisogno che aggiunga altro. Ma questa è solo la formula. Quali altri elementi di convergenza possiamo rilevare? Gli strumenti, no? Cioè questo è il programma. Con quali strumenti si attua il programma? Questa equazione poi come viene svolta? Come si svolge? Ci vogliono appunto degli strumenti. Il primo strumento sicuramente è il monopolio delle associazioni dei cittadini in realtà sudditi. Avete presente l'associazionismo, sia il CUS, sia il partito nazista, sia il partito fascista, ricordate, usano questa rete associativa che è di partito ma non è di partito, perché formalmente non è il partito, però sono chiaramente sono i tentacoli camuffati del partito Piovra, che devono appunto irretire, se usiamo la metafora della rete, assorbire, succhiare dentro di sé, se usiamo quella della Piovra. E poi chiaramente il monopolio dei mass media e l'uso sapientemente manipolatorio dei mass media. Mettiamoci nei mass media anche la scuola, fondamentale, perché alla fine la scuola è usata come un media, anzi un medium, perché se vogliamo al singolare. I libri di testo ovviamente erano unici, c'era solo erano decisi dal partito. La storia naturalmente potete pensare, no, come fu manipolata. Quando Stalin fece fuori, no, tutta la vecchia. Ma pensate adesso, pensate un rivoluzionario, uno dei proprio di quelli che avevano fatto la rivoluzione ad ottobre, che avevano combattuto la guerra civile, che poi si vede quello che, no, vede quello che era stato realizzato con Stalin, eccetera. Vabbè, la rivoluzione, in particolare la rivoluzione sovietica, fece fuori innanzitutto e soprattutto coloro che l'avevano fatta. Vabbè, ma stavo dicendo che Stalin arrivò, quando appunto fece fuori tutti i vecchi leader rivoluzionari, c'erano delle foto precedenti in cui lui era ritratto insieme a questi leader, e le fece cancellare, e sui libri di storia, sui giornali uscivano le foto senza quelle persone. Quelle che lui aveva fatto fuori non erano mai esistite, non dovevano essere cancellate dalla storia. Voi direte, vabbè, ma la damnatio memoriae, le facevano appunto anche i faraoni. Ogni volta che un nuovo faraone prendeva il potere, faceva scalpellare il nome del faraone precedente, lo sapete, no? Damnatio memoriae, quella è la forma proprio più esplicita, spettacolare. Vabbè. Allora, qui monopolio e uso sapiente, nel senso che proprio per dei mass media, per manipolare le coscienze, per fare proprio un lavaggio del cervello, in particolare dove il cervello è più plasmabile, cioè i bambini, le nuove generazioni. Bene.
certo, l'assistenzialismo, lo Stato è una grande mamma, lo Stato è, anzi, una grande mammella, un grande seno che alimenta, che allatta tutti i cittadini sudditi. Ci pensa lo Stato. Invalidità, pensioni, scuola per tutti, per forza scuola per tutti. Certo, dovevano manipolare tutti. È chiaro che non è più un diritto allo studio, era un diritto alla manipolazione delle coscienze camuffato da diritto allo studio. La stessa cosa per l'assistenza sanitaria, sì, assistenza sanitaria gratuita per tutti, come vuole lo Stato. Per cui se lo Stato per assistenza sanitaria poi decide che bisogna eliminare gli handicappati psicofisici, quella è assistenza sanitaria, quella è terapia del popolo. Quindi poi certo anche l'altro ulteriore arma è l'assistenza sociale, lo statalismo assistenziale, l'assistenza statale per rendere gli uomini dipendenti. È la carotina. Poi però c'è la carotina, ovviamente poi se la sceglie lo Stato, no? Appunto, ci sono le gite, ci sono le colonie per i bambini, ci sono i film gratis, ma li decide lo Stato. E naturalmente le colonie bambini almeno si possono manipolare anche d'estate, non solo durante i mesi dell'anno scolastico. E infine il bastone. E infine, certo, il terrore sotterraneo. Sotterraneo, perché non deve, lo Stato totalitario non deve mostrare la faccia del terrore, perché Stalin deve essere Batiushka. Io sono il vostro paparino, ditemi di cosa avete bisogno e io ve lo darò. Però appunto dietro il paparino, dietro il Führer, dietro il Duce c'era un apparato poliziesco, repressivo, naturalmente anche qui abbiamo già visto gradi diversi, per fortuna il nostro in Italia, il grado fu decisamente in relazione, senza nulla, senza nessuna giustificazione, ma comunque per fortuna il regime fascista fu decisamente meno violento, ma appunto l'obiettivo era sfruttare la paura perché ammazzando i capi, adesso tanto per fare, ammazzando i dirigenti del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, così come ammazzando Röhm il gruppo dirigente delle SA, rispettivamente Stalin e Hitler, cosa facevano? L'obiettivo principale era incutere terrore in tutto il resto della popolazione, no? Proprio fomentare la paura del dissenso, la paura dell'opposizione, la paura della diversità, cioè in maniera tale che a nessuno nemmeno venisse in mente, no, la semplice possibilità di poterla pensare diversamente, di potersi opporre, ma già il pensiero che era un peccato mortale, appunto, usiamo il linguaggio religioso proprio per ribadire che l'ideologia del partito acquisiva un carattere
religioso, ecco perché poi ci sono i dirigenti del CUS che si autoaccusano quasi spontaneamente, una volta che sono, no, sono indagati, evidentemente sono colpevoli, anche se non me ne sono reso conto, sono colpevole, perché la fede non si può mettere in discussione, sia comunista, nazista o fascista, ha sempre ragione.